Conf Cooperative Fedagri, grande protagonista alla fiera d'estate di Cuneo presso il MIAC di Ronchi, parlando di crisi, di attualità, di presente e di futuro, delle prospettive che hanno le cooperative di fronte anche alle recenti decisioni governative che sicuramente non favoriscono il vostro settore. Tommaso Mario Brate, presidente di Fedagri Piemonte, qual è la risposta da dare, anche partendo da convegni come questo, al governo, al paese, per far sì che le cooperative interpretino realmente il ruolo che poi dopo hanno? Una difficoltà che in questo momento diventa doppia, l'uscita, che qualcuno chiama uscita, per noi non è ancora così, da una situazione di crisi che sta attanagliando quella che è l'economia in generale, non esclusa sicuramente quella del nostro sistema di cooperative agricole. A questo si aggiunge una manovra, un'ipotesi di manovra, un qualcosa di assurdo che sta venendo fuori da gente rimasta senza cultura, veramente in agonia culturale rispetto a quelli che sono i presupposti, le prerogative di una cooperazione a cui in questo momento sta colpendo il cuore, perché questo tipo di manovra non ci toccherà il portafoglio perché è ridicole e sono ridicole le proposte che vengono fuori, sarà piuttosto una manovra di cuore, di sensibilità che manca in questa dirigenza che in questo momento sta proponendo all'Italia e agli italiani di risolvere una situazione assolutamente delicata e drammatica. Dall'altra parte le proposte della cooperazione, che sono sempre nuove, sempre innovative, pur restando in un solco e in una tradizione di comportamenti, comportamenti che sono quelli di una cooperazione attenta agli uomini, attenta ai soci, attenta ai territori. Una cooperazione che continua a proporre e a volte ad avere anche risposte importanti e interessanti ai consumatori delle sue grandi peculiarità gastronomiche, alimentari, enologiche, delle opportunità sempre più interessanti a cui, non dimentichiamolo, prima di tutto i nostri cooperatori davanti al prodotto mettono davanti la propria faccia. Dopo, tra virgolette, la stoccata che il governo ha voluto giocare, il colpo basso nei confronti delle cooperative, voi comunque, oltre a non starci, rilanciate con convegni in cui parlate concretamente del futuro, del presente e soprattutto del futuro delle cooperative. Cooperative ammortizzatore sociale, cooperative che guardano oltre l'ostacolo. Sì, questo è stato un colpo basso che non ci aspettavamo, però come dicevi tu bisogna guardare al futuro e questa sera vogliamo fare un po' il punto della situazione in questo momento chiaramente difficile anche per le cooperative, però nella nostra funzione anticicla abbiamo anche dei dati in controtendenza, direi che quello che spicca di più è quello del più 5,5 dell'occupazione, quindi un momento in cui il problema, il grande problema è la disoccupazione soprattutto dei giovani e delle quote rosa. Noi abbiamo invece un più 5,5% a livello nazionale, abbiamo un incremento anche dell'occupazione al femminile, il 26% del management è donna, quindi vuol dire che al nostro interno, al nostro mondo si sta rinnovando, ma allo stesso tempo cerchiamo di consolidare, di cercare di rendere più robuste le nostre imprese, perché abbiamo visto che nelle grandi imprese il dato sulle assunzioni a tempo indeterminato è quasi al 90% contro il 60% delle microimprese, quindi per tutelare il lavoro dei soci ma anche di chi lavora in cooperativa è giusto che i nostri dirigenti abbiano senso di responsabilità e avviino dei progetti di consolidamento. Il professor Giuseppe Tardivo è un noto economista, nell'ambito di questo convegno presenta una relazione dedicata soprattutto all'economia cunese. Nel 2011 non siamo ovviamente ancora usciti dalle pastoie della crisi, però già si vede la luce in fondo al tunnel, mi sembra. Certamente, l'economia cuneese, come anche l'economia italiana nel 2011, è un insieme di luci e di ombre, bisognerà vedere adesso che cosa prevarrà. In questo sistema di luci ed ombre, direi però l'economia cuneese, sono dati di fatto, emerge nei confronti sia dell'Italia sia del Piemonte, cioè i dati dell'economia cuneese sono decisamente migliori. Perché? Perché le nostre aziende hanno delle virtù, hanno una passione per il prodotto, hanno
attaccamento al territorio, hanno una tradizione artigianale, hanno una capacità di innovazione, una capacità di accertare, di inserirsi nei mercati di nicchia. E in questo contesto un ruolo importante è svolto anche dal sistema delle cooperative. Teniamo presente che in provincia di Cuneo ci sono oltre 800 cooperative. Queste cooperative rappresentano circa l'8% del prodotto interno lordo della provincia, quindi un dato di assoluta rilevanza. E c'è un dato anomalo, direi in assoluta controtendenza rispetto a quello nazionale piemontese, che a mio avviso fa riflettere, valorizza moltissimo le cooperative in generale, nella provincia di Cuneo in particolare. Cioè in questo contesto di crisi profonda, il sistema delle cooperative è l'unico che è in grado di accrescere anche i posti di lavoro. Le cooperative, motore di ripresa non solo in Italia ma anche in prospettiva europea. Unione Europea, d'altra parte, che è nata in nome della cooperazione tra i paesi e quindi è la sua filosofia, e direi in questo momento è ancora di più la sua filosofia rispetto persino alla competizione che ci ha portato dove ci ha portato. E oggi l'Unione Europea è molto attenta a queste realtà, anzi è attesa tra l'altro a giorni una sentenza della Corte di Giustizia Europea che dovrebbe tra l'altro proteggere, speriamo, almeno questo è il mio parere, le cooperative da un eventuale ricarico fiscale previsto dalla manovra. Sono delle realtà molto importanti, soprattutto in un momento in cui entra in difficoltà il sistema del welfare europeo, dove la crescita è stenta e dove l'occupazione non riprende. Le cooperative hanno questo vantaggio rispetto ad altre aziende in questo momento. L'Unione Europea non può che sostenerle, è nella sua filosofia e nel suo interesse di questi giorni. Come la vostra associazione vede il momento attuale, in estrema sintesi ovviamente, un momento che sta almeno apparentemente penalizzando il sistema cooperativo, additandogli delle colpe che non ha? Ma il credito cooperativo in questi ultimi due anni ha sofferto come tutti. Che poi il governo in questi giorni abbia preso la decisione di intervenire anche sugli utili del credito cooperativo, che sono chiaramente in netta diminuzione rispetto al 2008, questo chiaramente non ci fa contenti, anche perché l'utile è l'unico mezzo con cui le banche di credito cooperativo si patrimonializzano. Patrimonializzandosi di fatto danno credito alla gente. Se ci vediamo anche tolti questo l'unico mezzo di patrimonializzazione quasi che abbiamo, allora bisogna dire non si vuole che le banche di credito cooperativo e le cooperative in genere sopravvivano. Mi sembra che anche ultimamente oggi Bertone, il cardinale Tarcisio Bertone, sia intervenuto a nostro favore. Non so se questo basterà. Il fatto è che quello che riceveranno da noi in questi periodi in cui gli utili sono in netta diminuzione non saranno grosse cifre. Non saranno grosse cifre per loro, ma saranno importanti comunque per noi.